dottoressa Orsola Di Palma, lei è una psicologa clinica, oggi si incontrano, c'è un incontro con i giovani importante, temi che in questo periodo in modo particolare vengono affrontati, il cyberbullismo, l'utilizzo consapevole della rete, voi avete un occhio ecco clinico. Un occhio clinico in primis, è fondamentalmente anche un occhio materno, perché anche noi siamo genitori, anche noi viviamo quotidianamente le difficoltà che si vivono al giorno d'oggi nella società in cui i ragazzi si trovano orientati e spesso e volentieri disorientati. Questo è quello che maggiormente preoccupa. Mi auguro che riusciamo a dare un taglio il quanto più semplice possibile per far comprendere quanto siano insidiose e difficili tanti atti di violenza che spesso e volentieri proprio si nascondono dietro a cose che sembrano futili ma che in realtà hanno la loro importanza primaria e che possono portare poi a conseguenze devastanti da un punto di vista psicologico. Con lei oggi parlerà proprio di questo, delle ripercussioni che ci sono poi nell'abuso ecco, della rete. Sì, nell'abuso della rete, ma principalmente partirò dal bullismo perché è da lì che parte tutto. La rete viene in secondo piano e quindi mi riferisco al cyberbullismo perché al giorno d'oggi, mi ripeto, la tecnologia ha portato i ragazzi a un'esposizione maggiore, a un bombardamento mediatico che spesso e volentieri loro non sono in grado di mediare, di filtrare. Quindi siamo noi adulti che dovremmo essere quelli più consapevoli nell'indirizzare e guidare questi ragazzi al meglio. Ecco, in base alla sua esperienza, alla sua grande esperienza, che cosa emerge negli ultimi mesi? Una gravità veramente elevata, un senso fortissimo di dispersione. Io lo noto in studio, lavoro nel clinico, nel privato, ed è un grido di allarme che proviene da fasce d'età che solitamente non ci si aspetta, a partire dai 12 anni a finire agli oltre 20 anni, anche perché poi il disagio psicologico si manifesta in base all'età in diverse maniere, in diverse forme. Quindi ci vuole veramente un occhio clinico, un'attenzione molto costante, che non deve essere un'attenzione soltanto familiare, ma deve essere un'attenzione a 360 gradi. Questo mi riferisco alle istituzioni, in primis alla scuola soprattutto, ma mantenere anche i ragazzi di fronte a una coscienza che c'è un pericolo dal quale bisogna stare attenti. Nicola Ricciuti, presidente del Lions Club Termoli Host, al centro. Voi siete al centro di questa iniziativa, di questo progetto insieme alla scuola, i ragazzi protagonisti, temi importanti da affrontare, il cyberbullismo, l'utilizzo consapevole della rete, ci tenete molto a questo? Certo, ci teniamo molto perché l'interesse che sta suscitando negli ultimi anni il fenomeno del bullismo testimonia come sia molto diffuso quindi è molto reale. È preoccupante e bisogna adoperarsi per contrastarlo adeguatamente. Il Lion è sempre stato attento al disagio giovanile, alle tematiche del disagio giovanile e sta portando avanti, ha aderito a un tema nazionale di studio, un calcio al bullismo si chiama, un progetto di dibattiti, approfondimenti, sensibilizzazioni in associazione sia con le istituzioni ma soprattutto con i dirigenti scolastici. Gli obiettivi che si pone con questo progetto è quello di promuovere soprattutto la cultura del valore dell'amicizia, il valore della socialità, il valore del dibattito. Sono tutti questi ingredienti che poi sono necessari, presupposti per poter combattere adeguatamente questo fenomeno. Ecco. I ragazzi stanno partecipando? Sì, questo mi fa molto ma molto piacere perché significa che stanno prendendo coscienza effettivamente di questo fenomeno. E qui devo dire che forse un po' di coscienza in meno c'è in noi adulti. Perché forse molto spesso noi questo fenomeno lo sottovalutiamo e quando si sente a volte dire ma sono delle ragazzate, questo è un fenomeno molto, molto, molto pericoloso perché si riduce il tutto a una semplice ragazzata, si depotenzia quello che è la pericolosità di questo fenomeno. E quindi non si mettono in atto non si crea quella sinergia per poterlo combattere meglio, perché solo uniti, compatti, si può combattere meglio questo fenomeno. Thank you.
Preside, i ragazzi protagonisti oggi di questo convegno devono capire, ma hanno già capito, perché è un progetto lungo, voi come scuola vi siete molto concentrati su questi temi, temi come il cyberbullismo, l'utilizzo consapevole della rete. Sono consapevoli questi ragazzi della rete? No, non sono ancora consapevoli. Questo è un appuntamento annuale praticamente che noi facciamo, quindi oramai sono diversi anni che riproponiamo delle attività proprio in questo periodo, che è il periodo diciamo, riconosciuto a livello internazionale per occuparsi dei problemi di rete, soprattutto per i giovani. E il convegno è la chiusura di settimane di cui a scuola si è parlato di questo. Loro hanno avuto già occasione di incontrare in classe gli avvocati, che poi parleranno anche più tardi, che hanno spiegato loro i problemi legali legati all'utilizzo della rete. Hanno avuto anche un momento con lo scrittore, quindi hanno visto anche la parte, diciamo così, creativa. E poi hanno parlato e parlano tutti i giorni con i docenti, anche con me quando è il caso. E quello che mi dispiace ogni volta che organizziamo questi convegni, che sono in realtà più che per gli alunni, sono per i genitori, perché purtroppo c'è poca consapevolezza da parte dei genitori dei grandissimi problemi che ogni giorno i loro figli corrono quando navigano in questo mare immenso, pieno di pirati e di squali feroci che è internet. E quindi i genitori, noi ci siamo accorti, abbiamo fatto anche un questionario rivolto ai genitori, c'è poca consapevolezza. Ecco, voi avete somministrato appunto dei questionari anche ai ragazzi, quindi avete capito tante cose. Sì, adesso al termine una parte del convegno è proprio dedicata a questo, c'è la docente Nocera che ha studiato tutti gli esiti di questi questionari, quindi ha tirato fuori delle tabelle e ci racconterà proprio cosa succede nella nostra scuola con i nostri alunni, quindi che percezione hanno loro di questa navigazione, quanti social conoscono, cose che di cui io non sapevo proprio neanche lontanamente l'esistenza, quante ore al giorno passano navigando in rete, se sono stati diciamo così disturbati. So che alcuni sono disturbati, cioè ci sono degli infiltrati che entrano nelle loro chat, nelle loro cose, insomma cose importanti da sentire.